praticamente sembra un uovo pasquale, ma dato che il Natale è passato, devo dire che sono in tema, ok? Ciao a tutte ragazze, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video che, come da titolo, sarà un nuovo videoblog. Allora, nell'ultimo periodo me l'avete richiesto in tantissimi un nuovo videoblog e questa non sarà una giornata, no, folle, tipo ragazzi, vi porto con me a Miami. No, ragazzi, vi porto con me nella mia giornata normale, tranquilla, chiacchieriamo un po' perché ne avevo voglia. Testeremo anche tanti prodotti nuovi, o meglio, vi parlerò anche di prodotti che sto utilizzando di recente, sia per quanto riguarda la skincare, sia per quanto riguarda il make-up. Chiacchieriamo. Non farò un trucco particolare oggi perché stasera vado a casa dei miei genitori. Sono molto felice perché non vedo mia mamma e mio padre da un pochino, manco da un po', quindi non vedo l'ora di andare dai miei genitori. Sapete che io sono molto legata alla mia famiglia e quindi voglio prepararmi un po' con voi. Ho già messo alcuni prodotti skincare, ho già messo la mia crema contorno occhi, questa è la Confidence in an Eye Cream, questa qui di It Cosmetics. Sulle labbra ho messo un volumizzante di Sephora, questo è Sephora, ve ne ho parlato qualche giorno fa su Stories. E dopo ho messo un balsamo labbra colorato che adoro, questa è di Catrice, si chiama Peppermint Berry Glow Lip Balm. Eccolo qui, questo sta quasi per finire, infatti ve l'ho messo nei video dei preferiti 2021 perché lo amo, lo uso sempre. E adesso devo ancora andare a mettere la crema, lo faremo insieme. La crema idratante, perché ve l'ho detto, contorno occhi l'ho messa già, le labbra le ho già idratate. Sto utilizzando, ve l'ho già detto su Instagram, ovviamente molte persone non usano magari Instagram o non mi seguono su Instagram. Se non mi seguite, mi trovate come Marta, trattino basso Cerreto, ve lo metterò qui in impressione. Se ci riesco, perché poi sono anziana. Comunque, la crema che sto utilizzando ultimamente è questa di Renne, gel crema alla vitamina C. Ne metto un po' qui e vado ad applicarla sul viso, applichiamo insieme. Allora, praticamente perché faccio queste facce quando mi metto la crema? Non lo so. Comunque, vi dicevo che ultimamente ho cambiato un po' i prodotti che uso perché ho terminato questa crema qui di Biotherm. Questa si chiama Cera Repair. Eccola qui, la Cera Repair, mi è piaciuta tanto. E ho terminato anche le creme che ovviamente vi ho messo nei video preferiti 2021. Vi sto utilizzando questa crema qui e questa per il contorno occhi. Ovviamente vi metterò tutto nel box informazioni. Ok, per i brufoletti sto utilizzando questo prodotto qui. Cosa faccio? Ne metto un pochino dove ho brufoletti, quindi questo è di colore verde ed aiuta a farli seccare prima. Allora, andiamo con un po' di trucco. Vado ad applicare il mio classico correttore di Dior, questo è il Forever Skin Correct in 2N. Vi dico, faccio un trucco semplice perché vado da mia madre, quindi non è che mia mamma e mio padre mi giudicano se vado lì senza trucco, mi conoscono da una vita senza trucco. E poi posso dirvi la verità, io per esempio prima, allora, io non sono la persona più sicura al mondo, partiamo da questa cosa, ok? Però quando ero più piccola ero molto insicura, molto più insicura rispetto ad oggi. E tipo, non lo so, mi vergognavo a farmi vedere non sistemata, mi vergognavo per dire a farmi vedere in pigiama o con i capelli non in piega. E anche nei primi tempi di YouTube io mi vergognavo, non so perché, forse perché, no? Ti propinano quell'idea di perfezione, quindi tu ti senti quasi obbligata a dover essere sempre sistemata, eccetera. Poi ho detto, ma io nella mia vita vera sono così? No, non sono così. Perché io sono sempre in casa, di questo parlavamo l'altro giorno su Instagram, io sono sempre in casa struccata col pigiama, perché non devo farmi vedere così? Perché io sono entrambe le cose, io sono la ragazza in pigiama in casa con i capelli scombinati, il mollettone, e sono anche la ragazza che quando esce si prepara ed è tutt'altro. E quindi ho detto, voglio essere più vera, non che prima fossi falsa, però non voglio avere paura di mostrarmi per quella che sono, perché non c'è niente di male, nonostante su Instagram o in generale nei social ti fanno sempre sentire sbagliata se fai un qualcosa, cioè ti fai vedere truccata, sei sempre truccata, ti fai vedere in pigiama, ti segue poi per vederti preparata e ti fai vedere in pigiama. Secondo me invece ognuno dovrebbe essere così com'è e non c'è niente di male ad essere una persona che si prepara sempre o una persona che si prepara quando esce, per dirvi. Vi dicevo, per esempio, l'altro giorno, ovvero ieri, su Instagram ho postato una mia foto tipo: come ti aspetti, ve la metto qua, di trovarmi quando torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro e come mi trovi? Cioè così, anche peggio di così perché adesso mi sto truccando. E
Per esempio, questa sono io. Tante persone mi hanno commentato dicendo anch'io sono così, Barbon Style, hashtag Barbon Style. In casa non sono perfetta, non ho il baby doll con i tacchi 12, ma sono così. Così come non c'è niente di male se veramente in casa avete i tacchi 12 e il baby doll. Io mi rilasso solo quando sono struccata in pigiama, che quando torno a casa, che sono stata fuori per lavoro, sono andata da qualche amica, sono andata a fare la spesa. Io mi rilasso solo quando tolgo tutto quello che ho, compresi gli orecchini, cioè solo la fede ho, e mi strucco totalmente e sono in pigiama. Mi rilasso così. Se sono sistemata in casa è come se non staccassi mai. Fatemi sapere come siete voi. Vado a mettere poi questo che è il Regeneration di Nabla in Light Ivory. Questa è la coppiata vincente, la coppia che scoppia, la coppia che mi piace, che uso sempre. Perché come vedete io non uso il fondotinta tutti i giorni, sto utilizzando, devo dire, quello di Charlotte Tilbury e non mi sta dispiacendo, non è il mio fondo del cuore, non è il mio fondo del cuore, però non mi sta dispiacendo applicato con le dita il nuovo fondotinta di Charlotte Tilbury. Vi metterò nel box informazioni il link al reel che ho fatto su Instagram in cui lo proviamo insieme. E vi dicevo, quello non mi sta dispiacendo, anche se non è il mio preferito, però per tutti i giorni preferisco l'effetto naturale che ottengo appunto solo col correttore. Per esempio sulla fronte non ho niente perché l'unica zona più pulita che ho, adesso la mia zona problematica è questa, che è ormonale. Nonostante io, anche se dicono che qui sia una zona ormonale, no? Io ho fatto i dosaggi ormonali, i miei ormoni sono perfetti, cioè non riesco a capire che tipo di problema possa avere, ma tipo adesso sono in preciclo, mi sono venuti tutti i brufoli qua e anche sotto qua. Ho controllato le ovaie, non ho l'ovaio policistico, non riesco a capire perché, anche se è un problema molto comune, tra virgolette problema, e i brufoli rispetto a un tempo li ho molto molto di meno. Andiamo a mettere un po' di cipria, la mia amata Lokit, nessuno la può sostituire, è di Kat Von D. Come pennello uso questo di Nabla, che è il Precision Powder Brush, eccolo qui. Io sto filmando sempre con l'iPhone ormai, filmo tutti i video con l'iPhone perché devo dire che la qualità è decente, mi piace un sacco. Ecco qui, metto così, ecco qui. Ah, un'altra cosa che mi ha fatto ridere molto su Instagram, sempre per le mie stranezze che ho condivido. Poi trovo tante persone strane come me, tipo dico, vieni sorella, vieni sorella. Praticamente vi ho condiviso oggi che io ho questa fissa mia. Praticamente io sono una persona, non si è capito, estremamente ansiosa. Proprio molto 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 ansiosa da quando sono piccola, quando tipo l'ansia, non dico che se non si conoscesse, però se ne parlava di meno. Io ero una bambina già a 6 anni, ansiosa, anche all'elementare lo ero, sono sempre stata ansiosa. Comunque, praticamente io ho la paura e l'ansia che quando ho le candele accese, perché io amo le candele, mi piace che profumino l'ambiente, mi piace l'atmosfera che creano, ho paura che quando io non sono in una stanza e quindi non sono lì a sorvegliare le mie candele, no? Ho paura a lasciarle sul tavolo o sul tavolino con accanto oggetti potenzialmente infiammabili. Mi viene la paura che dico, mamma mia, adesso se viene il terremoto, oppure se, non so, lascio la finestra aperta, c'è una folata di vento, cade la candela, prendo un foglio sul tavolo, io mi esco dalla doccia e trovo la casa in fiamme, tipo stile This Is Us, no? Se avete seguito quella serie, ma anche prima ero così, quindi lo pensavo anche prima di vedere la serie This Is Us, che praticamente allora si è incendiata la casa per un elettrodomestico. Pensavo di essere pazza, ma quando vi ho postato questa cosa su Instagram, tipo in tantissimi, mi avete scritto, Marta, io sono come te, io ti amo. Perché centinaia di persone, ma via, vi amo. Ho paura, ragazzi, io sono molto paurosa. Ho paura di tutto, cioè non lo so, le cose evitabili le evito, per esempio non corro in macchina, metto la cintura. Secondo me, allora è vero che quando è arrivato il tuo momento tu non puoi farci niente, ok? Non puoi farci nulla, però secondo me non devi metterti in condizione di accelerare la chiamata del Signore, cioè non lo so perché, però io ci tengo alla mia vita, non voglio morire ancora, quindi spero che il Signore mi chiami il più tardi possibile e perché voglio fare ancora tante cose. Ci sono tanti progetti che vorrei realizzare, nonostante io sia felice della mia vita così com'è, perché sono una persona molto tranquilla tendenzialmente, però ci
Ci sono tante cose che ancora voglio fare, quindi il pensiero di accelerare la mia morte con le mie mani non me lo perdonerei mai. Comunque, adesso vado a mettere il mascara e faccio sempre, ne uso due diversi. Uso il Vicious di Nabla, guardate che bello che è, perché lo metti a fuoco, e il My Toy Boy di Goda La Palma che è quasi finito, quindi praticamente prima applico il My Toy Boy e poi applico il Vicious di Nabla. Secondo me questo video sarà lunghissimo. Fatemi sapere se vi piacciono i video lunghi o se vi annoiano, perché io non so mai se pubblicare video lunghissimi. Alla fine spesso li taglio, ma comunque alcuni sono anche di 30 minuti. Ma so che non tutti effettivamente hanno 30 minuti da dedicare a una persona o comunque avete tanto da fare. Quindi mi rendo conto che possano annoiarvi, però se ho parlato tanto e poi taglio i discorsi, alla fine i video non hanno neanche senso, quelli già normali non hanno senso. Pensate un po' se li taglio troppo, è come se poi alla fine non avessero più chissà che senso. E quindi fatemi sapere se vi piacciono i video lunghi oppure li preferite, che ne so, più corti. Il mascara ovviamente lo applico con l'occhio chiuso. Ok, accanto a me ho sempre uno scovolino per pettinare le ciglia, guardate già che differenza. E vado adesso con il Vicious di Nabla e vado a mettere questo soprattutto sulle ciglia esterne. Poi applico sempre il mascara con l'occhio chiuso. Pensate che una volta ho fatto vedere questa cosa anche una masterclass, perché non mi vergogno delle mie tecniche anche se non sono professionale, perché tutto ciò che funziona va condiviso, ok? Anche se non sono le tecniche che hai imparato in accademia, perché se lo fai vedere ad un tuo professore in accademia dicono: ma questa gli hanno regalato il diploma, lo so, però comunque io credo che se un qualcosa funzioni, vada condiviso, perché questo è il segreto, non il segreto, questo è il senso del mio canale. Non voglio insegnarvi le cose come la maestra del piffero, mi piace questo termine, piffero, ma voglio farvi vedere cosa faccio realmente io. Perché se una cosa la faccio, ma non è professionale, non me la faccio vedere, continuo ad avere questo segreto che non condivido con gli altri e sarebbe un vero peccato. Ok, guardate che differenza fra un occhio e un altro. Quando mi dite, no, non me lo dite voi, perché chi mi segue da parecchio lo sa, però spesso su Instagram tipo ricevo un sacco di insulti sotto i miei video: tu hai tagliato quel pezzo, però si vede che nel frattempo hai messo le ciglia finte. E io non uso ciglia finte, non mi piacciono più di tanto, le ho messe tipo una volta in un anno e applico semplicemente, tra virgolette, bene il mascara, ma non ho le ciglia finte, anche perché non ci sarebbe niente di male ad ammetterlo. Ma se non è vero, perché mi viene detto che è vero? Perché non credere a quello che si vede, che sto mettendo il mascara? Non sono quel tipo di persona, però so che chi non mi conosce, ormai su Instagram si pensa che tutto quello che si va a vedere è per forza finto e per forza c'è l'inganno sotto. A me non piace, anche quando vedo le pubblicità dove si dice: ah, bellissimo mascara, e poi c'è proprio la banda di ciglia finte. Ma anche se mettessi i ciuffetti non mi piacerebbe, perché è una pubblicità ingannevole, e anche se mi pagassero milioni per farla non l'accetterei, perché secondo me ci perdi proprio la faccia. Secondo me c'è un limite fra accetto questa cosa per soldi perché devo lavorare oppure perdo la faccia. Per me è molto importante la faccia, meglio 1.000 euro meno oggi che perdere la faccia per 1.000 euro. Allora, a questo punto vado a mettere un po' di terra e vi sorprenderò perché oggi non utilizzerò la Hoola, cioè giusto per cambiare perché l'avrei usata, ma in realtà mi piace molto anche questo bronzer qui di Charlotte Tilbury, la mia amata Charlotte. Si chiama Airbrush Bronzer numero 2. Anche questo è molto buono, infatti, come tutti i prodotti che mi piacciono. Mi piace molto quando mi scrivete, credetemi che io i vostri commenti li leggo, e mi piace molto quando mi scrivete che apprezzate tanto che io vi faccia vedere i prodotti utilizzati, o meglio, che i prodotti effettivamente che uso siano utilizzati, sono utilizzati, perché vi dà un senso di, tra virgolette, sicurezza, perché troppo spesso si vedono raccomandazioni su prodotti mai usati, addirittura col sigillo di sicurezza, e capisco che le persone abbiano, tra virgolette, perso fiducia, perché veramente alcuni prodotti non vengono utilizzati. E sempre per la cosa del lavoro, uno dice: ma io lavoro. Ok, ma se lavori i prodotti li devi usare, secondo me. Li devi usare, perché come fai a consigliare una cosa che non hai mai usato? Cioè, ma quello mi ha pagato. Ma provalo! Cioè, non dico non accettare, però provale le cose, perché se no poi sai cosa succede? Che per qualcuno che lo fa, tutta la categoria viene presa come: ah, quella lo dice perché è pagata, e trovo che non sia così tanto giusto, perché non è giusto in nessuna categoria, in nessun lavoro fare di tutta l'erba un fascio, perché
Non è così. Sono le guance, vado a fare un mix di questi due prodotti dalla Cheek Leaders. Questa è una palette che vi consiglio molto di blush illuminanti di Benefit, si chiama Cheek Leaders, e vado ad utilizzare un mix di California e Tickle. Faccio proprio così. Quindi non metterò l'illuminante perché già questi due insieme sono un blush in California e Tickle illuminante che ho utilizzato molto soprattutto in estate, anche adesso mi piace. È proprio molto molto bello. Dopo voglio farvi vedere fra l'altro anche l'effetto del volumizzante Sephora che l'avevo messo parecchio tempo fa. L'effetto comunque alla fine dura un'oretta e mezza, ecco. Vi voglio farvelo vedere in azione. Ve l'ho già fatto vedere in azione su Instagram e trovo che sia un prodotto molto interessante. Ovviamente non è un filler, quindi l'effetto comunque svanisce. Però se avete un'occasione particolare e volete ritoccarlo come un qualsiasi gloss nel corso della serata, perché non ci sono gloss che durano una vita, l'effetto dopo un po' svanisce, però se lo ritocchiamo ricompare, cioè non ve lo so spiegare, adesso vi faccio vedere. Io ho provato anche il Viper di Nabla, però forse questo mi piace addirittura di più, non ve lo so spiegare, forse mi piace addirittura di più quello di Sephora. L'altro giorno quando l'ho provato se non erro sabato. Devo dire che sono rimasta sconvolta. Andiamo ad applicarlo. Eccolo qua. Lo trovate su Sephora, se non erro costa 13 euro. Pensate che mi ha scritto mia cognata, le mie amiche. Lo voglio comprare, l'ho visto da te e lo voglio comprare. È un classico gloss che volumizza le labbra. Quindi tu lo applichi. Nel giro di un minuto inizia a bruciare. Io consiglio di metterlo anche leggermente fuori dal contorno delle labbra. Perché così va a gonfiare, fra virgolette, anche un po' il contorno labbra. Se siete molto sensibili vi darà fastidio, però è una questione di abitudine. La prima volta mi sembrava di avere la febbre a 40, localizzata sulle labbra, poi però mi sono abituata e non mi ha dato più fastidio. Quindi perfetto sia se volete un classico effetto labbra più grosse, glossate, oppure se volete applicarlo prima di un rossetto, volete distendere un po' le pieghette delle labbra, volumizzare un po' le labbra. Quindi uno dopo lo rimuove con una velina, con un po' di carta e poi va ad applicare il rossetto. Per le sopracciglia uso questo Brow Fix di Charlotte Tilbury. Inizia un po' a bruciare. Più passano i minuti, più brucerà. E le labbra sono proprio, cioè appaiono proprio più grosse, non che io ne abbia particolarmente bisogno, lo so, come ho detto bisogno con 5B, bisogno. Altra cosa che mi piace fare con le ciglia quando sono già asciutte, piego con le dita. Perfetto piega ciglia naturale. Lo so così 10 secondi, 1, 2. Guarda che effetto pazzesco. Non so se riuscite a vedere l'effetto delle labbra. Sono un po' più piene, sono più rosse, anche se prima avevo messo un po' di questo balsamo labbra. Di solito questo prodotto qui andrebbe messo sulle labbra nude, ovviamente. Però io già le vedo più grosse, più rimpolpate. Sono proprio più piene anche di lato e sono molto più rosse. Mi piace molto come prodotto, devo dire. Adesso io direi che devo andare a fare una coda. Metto degli orecchini, poi metto un maglione, insomma, semplice. Vado a mettere un po' del mio profumo preferito del momento, che è Angel Share di Kilian. Questo ve l'ho fatto vedere, mi stava cadendo. No! Sarei morta. Mamma mia, adoro questo profumo. Cioè, sono indipendente. Eccola qui, Angel Share di Kilian. È ottimo. Mi ricordo che dopo questo mi hanno detto, è ottimo, però costa troppo. Intanto dopo neanche 10 minuti è andato sold out, quindi magari vi è piaciuto. Sono d'accordo, è carissimo perché un profumo di nicchia costa tantissimo, ok? Però è introvabile e tutte le persone che l'hanno provato, perché anche molte ragazze mi hanno scritto che sono andate in Rinascente a sentirlo, hanno detto è un qualcosa di speciale. Ovviamente deve piacervi la vaniglia, cognac e cannella. Vi deve piacere questo tipo di profumazione, però è fantastico. Questo è uno dei profumi più buoni che abbia mai utilizzato. Pensate che ogni volta che ce l'ho, anche se vado in un locale, magari passo a fianco delle persone, tipo, signorina, posso... Perché poi signorina? Vabbè, devo prendere comunque un complimento. Posso chiederle che profumo ha? E io
Dico, rimango così perché magari hanno una mascherina, perché pure al supermercato, la cassiera, che profumo hai? Ed è Angel Share di Killian, ve lo consiglio se avete opportunità di sentirlo, purtroppo si trova solo nelle profumerie di nicchia oppure Rinascente, alla Violetta, profumeria alla Violetta, però è un profumo troppo buono, davvero è troppo troppo buono, ve lo straconsiglio. Intanto voglio andare a rimuovere con voi il volumizzante labbra per farvi vedere che l'effetto c'è anche sotto, nel senso, guardate. Li vedete i bordi delle labbra molto più evidenti? Vi ripeto, tutti mi diranno, ma tu già li hai grandi le labbra, lo so, però lo vedete l'effetto? Io ho le labbra molto cadaveriche, mi piacerebbe averle di questo colore. So che sono sempre di lato, ma perché se mi metto così mi sembra strano, perché la fotocamera mi ha messo a storto. Vabbè, comunque vedete soprattutto metà viso, la ragazza da metà viso. E, però guardate l'effetto com'è bello. Rende proprio i bordi più evidenti. Le labbra più distese. Ho fatto una coda un po' spettinata, come potete notare, e ho messo questo top solo perché mi è venuta l'idea, prima di andare da mamma, dato che io sono sempre pronta in anticipo, di filmare un reel per Instagram, perché ho appena visto una cosa, non so se su YouTube o su TikTok, perché stavo guardando un po' TikTok, un po' YouTube, è per creare questo effetto sfumato bellissimo sulle labbra. Non so se si capisce, poi vi inserirò il reel, se verrà decente lo pubblicherò, e appunto voglio pubblicare questo video su Instagram, quindi ho messo questo top molto figo. Viene da ridere perché non sono termini che uso, è sotto il pigiama perché il reel comunque si vede fin qua, no? Quindi mi piaceva avere un top carino. Sono pronta con il mio fit check, perché adesso non si dice più outfit, dovrei pulire lo specchio, ok? Perché ogni volta io quando mi trucco e non vedo, cioè io mi appoggio allo specchio letteralmente perché non vedo niente quando non ho le lenti, quindi quando mi trucco che poi metto gli occhiali mi aggrappo allo specchio e quindi è sempre sporco. Ok, ho appena pubblicato il reel, volevo farvi vedere il mio, tra virgolette, outfit allo specchio, ma il mio specchio è sempre lurido. Prima di tutto voglio mettervi qui il reel che ho realizzato. Ho fatto un'ombre lips nera, col nero e col rosso, e poi ho struccato tutto, quindi qua sono tutta rossa, perché per andare da mia mamma non mi pareva il caso, tutta rossa con il brufolo infiammato, perché ho struccato tipo 100 volte per togliere il rossetto rosso. Comunque, per andare da mamma ho questa mega felpa, bella grande, vi linkerò tutto, comoda e calda. Che belle tette grandi, vabbè. Ho i leggings, vabbè, così. E il trucco è lo stesso di prima, ho solo aggiunto l'eyeliner, perché per fare il reel alla fine ho messo l'eyeliner. Io sono pronta per andare da mia madre e noi ci vediamo più tardi. Non so se filmerò da lei, ma magari ci vediamo per la buonanotte. Ok ragazzi, ci salutiamo, io sono appena tornata a casa, non ho filmato niente a casa dei miei perché lo sapete, sono un po' riservati. E, a parte questo, volevo salutarvi facendovi ridere, spero. Praticamente mio padre mi ha detto stasera che mi ha visto con questo teddy coat che già mia mamma detesta, mi ha detto, sai chi sembri? Sembri uno gioco a scasella, se lo conoscerete, se non lo conoscete cercatelo su Google, e poi sembri, com'era Pasquale o? No, non era Pasquale. Ah, ha detto, sembri Giovanni Scemo. Non so chi sia Giovanni lo Scemo, però per mio padre sembrava Giovanni lo Scemo. Non potete cercarlo su Google perché neanche io so che aspetto abbia Giovanni lo Scemo. Per dirvi quanti complimenti mi fanno i miei genitori, ma in effetti mi sta malissimo questo colore orrendo su di me. Spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Io vado a struccarmi e vado sul divano, guardiamo un bel film e poi andiamo a dormire. Se volete vedere altre tipologie di video, fatemelo sapere nei commenti. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!